nelle puntate precedenti. Finalmente ve lo posso dire, mi sono trasferito in Sudafrica. Ma quanto costa un appartamento in affitto a Città del Capo? Se vi siete persi la scorsa puntata, mi sono trasferito in Sudafrica, più precisamente a Città del Capo. E nel video di oggi voglio mostrarvi il mio appartamento. Faremo un vero e proprio room tour di tutta la casa e vi mostrerò alcune chicche del nostro condominio. Alla fine del video ti dirò quanto spendiamo al mese per questo appartamento. Venite, venite in casa, finalmente posso mostrarvela. Sarà un video veloce in cui vi mostrerò tutta la casa, anche perché non è tanto grande, è un 50-55 metri quadrati, ma iniziamo appena entrati. Come potete vedere c'è la zona cucina, è abbastanza comoda, qui c'è il piano cottura e induzione, non mi fa impazzire perché preferivo i fornelli classici, però va bene. Oltre a questo ci hanno fornito un tostapane, un bollitore della Smeg per appunto bollire l'acqua. Qui abbiamo un forno a microonde, ma che funziona anche come forno normale. In realtà qui c'è lavatrice, lavastoviglie. La lavastoviglie è minuscola, vi dico la verità, mentre invece la lavatrice è abbastanza grande, fa sia da lavatrice che da asciugatrice. Lavandino classico, qua dentro c'è il bidone, ci sono svariati cassetti per le stoviglie, per le posate. Quindi questa, diciamo, l'angolo cucina non è enorme, però va abbastanza bene per cucinare. Qui c'è un piano che noi utilizziamo di solito sia per preparare alcuni piatti sia per mangiare. Andiamo proprio nella zona, diciamo, living della casa. Qui c'è il nostro frigorifero che è buggato perché ha il water dispenser che noi in Italia non abbiamo, comodissimo. Frigo classico, abbastanza grande, adesso c'è dentro un po' di roba, c'è freezer, qui dentro ci sono le scope e accessori vari. Come vi dicevo, qui ci mangiamo, infatti ci sono anche le due sedute. Adesso qui ci sono, c'è il computer dell'Anna. Questa pianta molto bella, ma è da annaffiare perché ogni tanto le foglie vanno giù. Televisione molto grande, non so quanti pollici è, ma secondo me sarà un 40 pollici almeno. Quindi questa è la zona salotto col tappeto, divano abbastanza comodo. Noi di solito appoggiamo i piedi poi qui, ci mettiamo un telo, appoggiamo i tele qui e guardiamo la televisione, che è connessa anche a Netflix, tra l'altro. Salotto molto molto carino. Poi c'è questa finestra che illumina tutta la stanza e fa una gran bella luce, entra l'arietta del mare. Postazione lavoro, adesso qui mi sono piazzato io oggi, ci alterniamo di solito io e l'Anna in questa postazione, e adesso ci ho messo qui il mio computer, borraccia. Postazione molto semplice, però è abbastanza comoda, vi dico la verità. Come potete vedere fuori, la vista è su Sea Point e laggiù c'è la camminata verso l'oceano, dove andiamo di solito a passeggiare. Zona notte, vi faccio entrare. Questa è la camera da letto col bagno. La camera da letto è abbastanza grande, il letto è un po' più grande del normale secondo me. Abbiamo il nostro ventilatore che lo accendiamo di solito solamente la sera perché le finestre le chiudiamo per via del rumore delle macchine e robe così. Questo qui è il nostro armadio, l'abbiamo diviso in due, c'è un po' di casino, ovviamente la parte più incasinata è la mia, quella dell'Anna è un po' più ordinata, mentre invece di qua abbiamo messo le valigie che ci siamo portati dall'Italia. Qui ci sono i lenzuoli qua dentro e adesso vi faccio vedere il bagno. Il bagno è veramente grande rispetto alla casa, infatti c'è, vabbè, zona lavabo con anche un cassettone in cui abbiamo messo tutta la roba per lavarci, sanità. Vi faccio vedere la doccia, che secondo me è una chicca di questa casa, grandissima, ci stanno tranquillamente in due persone, veramente tanta roba. La mattina mi piazzo qua, mi faccio una bella doccia appena sveglio, un sogno. Molto bello in camera anche lo specchio, grande, ci si vede per interi, quindi ci sta, anche perché a casa abbiamo degli specchi minuscoli, quindi questo rispetto a quelli che abbiamo a Forlì è molto molto meglio. Non scappare perché adesso ti faccio vedere il condominio dall'esterno, ma soprattutto la chicca, la piscina condominiale che c'è al primo piano. Andiamo. Il mare rispetto al condominio che si trova qua è vicinissimo, infatti in fondo a quella strada c'è già il lungomare. Considerate che la piscina è compresa nel costo mensile dell'appartamento, è un plus veramente in più che sto apprezzando un casino, anche perché avendocela veramente sotto casa possiamo venire qui dopo lavoro, se abbiamo un'oretta di pausa magari durante la giornata, dopo pranzo veniamo, si può venire la mattina presto. È un plus che purtroppo in Italia non ho, anche perché vivo in un appartamento praticamente in centro città e soprattutto è difficile, almeno nella mia zona in Romagna, trovare dei condomini che abbiano la piscina diciamo al loro interno. Tutte le volte adesso che mi trasferirò per questo format come expat, espatriato,
in varie parti del mondo, cercherò di trovare un condominio, magari anche un po' più bruttino, però sempre con la piscina. Anche perché veramente potersi rilassare qui un weekend che magari non si vuole andare in giro, non si vogliono fare troppe cose, piazzi qua, pranzi fianco alla piscina, ti fai un bagno, leggi, prendi un po' di sole, relax assurdo. Inizia a seguirmi su Instagram se vuoi seguire giornalmente la mia avventura qui in Sudafrica. Scusate i capelli ma c'è un po' di vento, ma voglio farvi vedere com'è il tramonto sotto casa nostra. Questa zona di Sea Point assomiglia tantissimo alla California, sembra infatti di essere, non so, a LA o San Francisco. Non so se i colori rendono, ragazzi, ma il tramonto qui in questa zona è da 10, 10 lode. E poi, vabbè, vista pazzesca su Table Mountain e Signal Hill al tramonto, una roba incredibile. Prima di dirti il prezzo di questo appartamento, ti chiedo di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti tutti i nuovi contenuti che ti porterò proprio qui dal Sudafrica. Siamo arrivati nella parte più importante di tutto il video, quella che aspettavate probabilmente dall'inizio. Considerate che il nostro appartamento è un 50-55 metri quadri. Nel prezzo che vi dirò ci sono compresi wifi super veloce, televisione con Netflix, bollette di luce, acqua e gas e spese condominiali. Quindi il prezzo che sto per dirvi è un insieme di tutti i costi che normalmente in Italia e in tanti stati all'estero vengono pagati separatamente. Il quartiere in cui abitiamo, Sea Point, è probabilmente uno dei quartieri più belli di tutta Città del Capo. A mio parere è al secondo barra terzo posto, anche perché per me al primo posto assoluto c'è Camps Bay, che è un quartiere che dista pochi chilometri da qui, che è veramente una chicca incredibile. Anche quel quartiere sul mare. La cosa bella di Sea Point è che, essendo un quartiere turistico, anche la sera in giro ci sono tante persone e tanti turisti e quindi ci si sente anche un po' più sicuri. Abbiamo notato tanta polizia e sicurezza e quindi anche questa cosa ci ha spinto a trasferirci qui. Non vedete una cosa? Compreso nel prezzo c'è anche il portinaio. Ci sono infatti 3-4 persone che si alternano all'ingresso di casa nostra e che stanno qui H24 a sorvegliare il condominio e a controllare che sia tutto in ordine. Prima di dirti il prezzo, prova a indovinare quanto spendiamo al mese nei commenti. Ti lascio 10 secondi per rispondere. Hai risposto? Noi al mese per questo appartamento spendiamo 1000 euro. Considerando i prezzi di Cape Town sicuramente non è poco, però dovete considerare la zona in cui siamo di Cape Town e soprattutto che ci siamo trasferiti qui nei mesi estivi, che sono i mesi più costosi in assoluto. Ovviamente se vi vorrete trasferire anche voi qui a Città del Capo potrete trovare appartamenti a costi molto minori, però spostandovi più vicino a downtown, quindi al centro della città. Fammi sapere nei commenti se secondo te il prezzo è giusto e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao!